Buonasera signore e signori, sono C88, benvenuti con una nuova parte della nostra guida Pokémon Y, la quinta. L'ultima volta abbiamo battuto Violetta, adesso possiamo anche uscire dalla palestra. Non c'è un modo più veloce per uscire, vediamo un po'. Sì, eccolo fatto, bisogna passare di qua dietro. Ok, perfetto. E finalmente ho comprato il treppiedi e adesso sto registrando con quello sopra la videocamera. Che vuole questo? Oh, la medaglia iniziata, il professore che ti ha affidato il propogone ne sarà sorpreso perché non fa il salto al solo portale di Luminopoli. Ok, perfetto, dovremmo andare a Luminopoli, la quest che ci viene assegnata. Spero che il video risulti migliore, anche perché avevo fatto anche quello di Naruto, che ancora non l'ho caricato per il momento, al momento, e non lo so se lo carico, era praticamente una demo, magari rifaccio un po' il video perché non era venuto bene. Tra l'altro ho scoperto che si può mettere in pausa il video mentre si sta facendo con questa videocamera, cosa per me ovviamente tutta nuova, e quindi credo proprio che lo rifarò. Allora parliamo che con Bozzo, ma che vabbè, non me ne frega niente. Ok, ti avevo detto non me ne frega mai niente, ho continuato a premere, grazie, usciamo. E a questo punto dovremmo andare verso Luminopoli. Ovviamente tenterò di allenare Froakie perché a livello 11 è ancora molto basso come livello. Via Deturra, era questo mi pare la via che dobbiamo fare. Questi che fanno? Ah, Formula Rayon, wow, io devo trovare condividi esperienza, devo tentare di cercare su internet, su Google, per vedere dove si può trovare, perché mi ricordo questa cosa la vidi nel canale di Maryland, appunto, che è un ragazzo inglese, ne parlo spesso, che appunto lui utilizzava il condividi esperienza per far aumentare di livello appunto della propria della squadra, e faceva in modo che appunto tutti quanti guadagnassero punti esperienza, non soltanto uno. Quindi devo tentare di cercarlo. Perfetto, grande Froakie. Adesso andiamo di attacco rapido, battiamo Riolu. Perfetto, viene sconfitto e sale a livello 12 Froakie. Perfetto, non ha premi niente. Alduino, ma come fa a essere Alduino? Non esiste. Ma chi è che... cioè, come si fa? Allora, qua c'è dell'erba alta, ma boh, qui è un altro allenatore? Esatto, vai Bunnelby. A proposito di Naruto, avevo fatto... Madonna, c'ho un po' di raffreddore, un po' di fioca. Avevo fatto un video sulla demo di Naruto che è appena uscita, appunto, e avevo intenzione di, insomma, con questo video di presentarvela un po', solo che l'avevo montato un po' alla cavolo, non è venuto proprio benissimo, e quindi appunto in settimana, appena sono libero, ve lo registro, vi registro insomma un po' meglio, e poi magari farò anche qualche live magari su Ghost. Ora le parti di FIFA no, perché direi montare, tagliare troppe cose e non ce la faccio per farlo, quindi non ho proprio il tempo materiale. Magari qualcuno che ce l'ha anche fa bene a fare, però ok, non mi interessa. Questa era da dove sono venuto? Sì, era da dove sono venuto. Ma è strano perché non mi ricordavo che c'erano tutti questi allenatori. No, io sono venuto dalla parte di sotto. No. Ma che Pokémon è questo? Come si chiama? Flabebè. Che botta. Come fa a chiamarsi Flabebè? Mutazione. Non sembra essere... credo che sia d'erba, perché insomma... cioè, tipo un... una faccina sorridente appesa a un fiore, boh. Che usa Profrustata, quindi è un po' come tipo d'erba, ma non è granché forte. Evitiamo dal catturare Flabebè.
Usiamo bolla di nuovo. Bene, viene sconfitto. Sconfiffo. Perfetto. Abbiamo sconfitto la pupa. Boh, proviamo ad andare di qua. Non mi ricordo la strada io, veramente. Ok, di qua non ci sono passato. Che cos'è? La via Vittoria. Questa è la via Vittoria, ragazzi. Ah, bene, perfetto. Qui non ci si può proprio andare. Quindi, buono, dobbiamo tornare indietro. Non sapevo che c'era la via Vittoria così presto da trovare. Siamo di sotto. Troviamo una super pozione, che sempre ci fa sempre comodo. Un messaggio su WhatsApp. Nuova Artopoli. Allora dovremmo andare di qua. Ma sì, punti di esperienza. Grande. Tanta roba. Allora, quindi diamolo subito. Strumenti, usa e dai. Eccolo qua. Ah, non lo può. Aspetta, perché vuol dire si è attivato? Fammi vedere un po'. Ah, ok, perfetto, è già attivato. Bene, buono. Ok, possiamo anche proseguire allora. Wow, i messaggi su WhatsApp, Dio buono. Finora che ero in giro, nessun messaggio, inizio a registrare peggio messaggi. La super pozione, questo è un labirinto. Non so se magari in quei fiori si possono trovare qualche Pokémon. Vediamo un po', proviamo. Sì, vediamo un po' che Pokémon abbiamo trovato. Era quello di prima, Flambebè. Lediba! Non mi frega niente proprio di Lediba, non mi interessa tipo mai. E non mi ricordo a che livello Froakie si evolve. Ci ho guardato l'ultima volta, ma già me ne sono dimenticato. Ok, là c'era uno strumento, non so voi riprenderlo. Stop and go. Bene, affrontiamo questa pattinatrice. Questo pattinatrice, già Glauco. Manda PJ, noi invece mandiamo Froakie. Vediamo un po' come funziona anche con il di esperienza, se non mi ricordo male. Vai con bolla. Non è che abbia tolto tantissimo. Ci ha tolto più di colazione che noi con bolla. Buono. Usa turbo sabbia. Cala la nostra precisione. E via di nuovo di no. Pensavo, attacco rapido. Perfetto, vediamo un po' adesso come funziona il conto di esperienza. Riceve 106 punti, perfetto. Sale a livello 13. Ah, Ganjo, e altri punti esperienza vengono condivisi per tutta la squadra. Buono. Ganjo. Perfetto. Ok, allora, andiamo di qua. Vediamo i pattini, almeno sono un po' più veloci. Altri allenatori. È un percorso pieno di allenatori, ovviamente. Che è questa? Dora l'esploratrice. Barmy. Ah, Burmy, non Barmy. Barney Gumball, quello dei Simpson. Brr. Homer. Fletching, andiamo Fletching. Che poi tra l'altro io volevo che si evolveva a 14. Boh. Non so perché. Non si è voluto. E vai con beccata. Protezione di Barmy. Barmy, continuo a dire Barmy. Avevo intenzione, però era un'idea che mi è campata per l'aria tipo da poco. Non so se magari qualcuno l'ha fatto. Io ho fissato qualche tempo fa, insomma, non so se ve lo ricordavate, la Xbox 360. E ovviamente, come si dice? Niente, quella la versione nuova, quella con
non so quanti giga di memoria, insomma quella più grossa, quella anche l'edizione che sembra un po', sembra più una Xbox One che una Xbox 360. E però avevo quasi quasi intenzione verso dicembre di magari tirarla indietro, tirare indietro tutti i giochi che avevo per prendere o la PS4 o Xbox One. Ora magari qualcuno che ha già sia l'Xbox One o la PS4 mi diranno è meglio quella, meglio quell'altra, non voglio creare una guerra di console. Però mio amico mi ha detto guarda, perché non ti prendi la PS4, costa di meno e in effetti ha ragione e la grafica è migliore. Ecco, io non ho giocato né a una né all'altra, però non saprei, guarda, sinceramente, boh, Bannel intanto sta salendo di livello. Ok, stavolta non cambio Pokémon. E quasi quasi ero interessato a prendere la PS4. Però ecco, boh, fatemi sapere un po' voi se l'avete la PS4, l'Xbox One, come vi state trovando, com'è, come non è. Tanto, insomma, volevo dire, credo che le console saranno pressoché identiche tutte e quattro. E Elite Leo impara Cuor di Leone, ovviamente. Che mossa, cioè, era ovvio che ne imparava. Vediamo un po'. Qua c'è uno strumento. Perfetto, Velena Culio. Ok, allora, per la quarta parte ci fermiamo qua, anche perché devo andare a pranzo e dopo al lavoro. Come al solito vi dico, votate, commentate, iscrivetevi. Un ciao, dai.